Più di 300 delegati hanno riempito la sala congressi del Grand Hotel delle Terme di Castrocaro per l'assemblea annuale di Confcooperative Forlì-Cesena. Ordine del giorno, il rinnovo degli organi elettivi, ma si è parlato anche di soluzioni locali e vantaggi europei. Le cooperative aderenti all'Unione di Forlì-Cesena sono 254, un numero in crescita rispetto alle 233 dello scorso anno. Sono fortunatamente numeri positivi, io sto parlando in questo momento del quadriennio, cioè del dato consuntivo dopo 4 anni di questo mandato. Siamo in aumento dal punto di vista del numero delle cooperative, esattamente come per il numero della produzione rappresentata, cioè quindi dei fatturati. Direi positivi anche i dati dell'occupazione, un pochino in regresso quelli del numero dei soci, che però vengono abbondantemente compensati da quello appunto degli addetti. Durante l'assemblea è stato eletto il nuovo presidente di Confcooperative di Forlì-Cesena, Mario Neri. Quali sono le prospettive da questa elezione in poi? Quali saranno i primi passi? Proseguire il lavoro fatto fino ad oggi da Stefano Lazzarini, perché io ero vicepresidente, quindi non posso fare altro che continuare il lavoro fatto fino ad oggi.